eravamo molto appassionati e soddisfatti del lavoro che si faceva, cioè il lavoro dell'Avio con la sua complessità, con le nuove tecnologie che erano sempre privilegiate e inseguite sul mercato, gratificava il lavoro, tale per cui non c'era questo senso di superiorità, ma c'era questa soddisfazione nel portare avanti un lavoro che capivamo che aveva una grandissima importanza. Ancora benzina per 1000 chilometri, straordinaria autonomia di volo. È un grande monoplano a sbalzo, interamente costruito in duralluminio ed acciaio. È un bimotore e ogni motore è un Fiat RC41 di 1000 cavalli. Il top della progettazione, sperimentazione, costruzione, tecnologie, cioè ha riportato quegli uomini che erano un miliardo a tradurre delle quote da pollici in millimetri, era riportati alla progettazione e costruzione di motori a livello mondiale, al top del livello mondiale. Questa è stata la mia soddisfazione e la soddisfazione della mia vita. Il primo contatto era di farsi venire i calli sulle mani, perché il primo lavoro era di lima. Allora con la lima, con un parallelepipedo, con un cubo, si incominciava a limare, posizione delle dita, e per limare è come suonare uno strumento. Se lei non gli vengono i calli sulle dita, lì se non vengono i calli sul palmo, lei non è, fa male. Accanto alla catena di montaggio dei motori dell'F-104, a Passo Duomo, un Orpheus, il motore del G91, va verso il collaudo finale. Noi, i ragazzi, stavamo insieme a questi maestri d'arte che erano vecchi maestri che ci istruivano, no? E praticamente ognuno di noi si specializzò in un campo. Per esempio, io ricordo bene che mi piaceva molto l'attrezzista, l'aggiustatore, questa cosa qua. Allora, secondo le attitudini di ognuno di noi, fummo inviati nei vari reparti dove questa capacità la potevamo mettere in pratica. Era divisa in sezioni l'azienda. Le sezioni erano la sezione esplosivi, la sezione caricamenti, che voleva dire assiematura del colpo completo, sezione meccanica militare, che faceva bossoli e proietto, parti meccaniche, e in questa sezione era conglobata la parte di costruzioni ferroviarie. Poi una sezione chimica che aveva cominciato già prima della guerra, ma dopo la guerra è stata la sezione che si è sviluppata di più. Se si lavora nell'ambito dell'ingegneria edile, dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria chimica, ci sono i sacri testi a cui uno può far ricorso per risolvere dei problemi, per affrontare degli sviluppi. Quando si tratta di propulsione, i sacri testi sono pochissimi, e allora lì bisogna fare molta esperienza, bisogna cercare di adattare alla propulsione, agli studi e ai progetti di propulsione,
dei concetti che provengono da altri rami dell'ingegneria, e quello è l'aspetto più motivante. Entrai come manuale all'inizio, avevo 16 anni, ho incominciato piano piano, poi è arrivato che ho passato operaio. Passando operaio era sull'aereo che facevamo il cambio motore ogni 200 ore, che i motori poi li portavano in officina e facevano la riparazione. E c'era pure la sala prova, facevano i collaudi. Abbiamo avuto la capacità e la forza di modificarci, devo dire, continuamente. Non siamo oggi come eravamo 30 anni fa. Auguri Aldo. Auguri Avio. In bocca al lupo. Tanti auguri Avio. Per altri 100 anni. Tanti auguri all'azienda Avio. Tanti auguri. Tantissimi auguri per i 100 anni di lavoro. Facci gli auguri all'Avio. Avio, hartelijk gefeliciteerd. Op naar de volgende 100 jaar. Auguri Avio. Tanti auguri Avio ai prossimi 100 anni. Auguri per il centenario all'Avio. Auguri Avio. 100 anni di questi giorni. Tantissimi auguri per il centenario. Auguri Avio. Un grosso bocca al lupo. Un augurio grande ad Avio e alla gente che ci lavora qua. 100 di questi anni. Auguri a tutti noi.